deciso di partecipare a Subway Letteratura perché, utilizzando sempre la metropolitana, sono una delle lettrici poi dei racconti che vengono pubblicati in metropolitana. E per me è stata la prima esperienza questa qui e mi ha riempita di emozione sapere di essere arrivata poi tra i 16 finalisti con il mio racconto, che è Il balcone sul cortile, perché è stata la prima risposta positiva che ho avuto a questo mio primo esperimento. Una fermata di metropolitana che si trasforma in salotto letterario. Succede grazie al concorso nazionale Subway Letteratura, libri a portata di metro che promuove la lettura in stazione. Questa mattina i passeggeri in transito per la fermata Toledo di linea 1 si sono confrontati direttamente con finalisti e vincitori del premio Metro Napoli. I loro racconti sono distribuiti all'interno del jukebox letterario nelle fermate di metro e funicolari che vedrete in sovraimpressione. In questa maniera noi propagandiamo questo sistema, questa diffusione del libro, dei racconti, e perché no? Speriamo che i vincitori di oggi poi possano avere un futuro nel loro ambiente letterario. Anche quest'anno Napoli si è confermata dal punto di vista delle creatività letterarie la città più vitale. Sono arrivati tantissimi racconti di autori under 19, sia per quanto riguarda la prosa che la poesia e anche la illustrazione grafica. Questo è una conferma di una realtà importantissima che c'è qui a Napoli, l'unica città del circuito Subway in cui si può dire che esiste un'industria culturale cittadina parallela a quella nazionale, vitalissima. Nei prossimi mesi le opere vincitrici si trasferiranno nelle altre città del circuito Subway. Bologna, Palermo, Roma, Treviso e per il secondo anno consecutivo anche nella metropolitana di Copenaghen. In una città come Napoli, che è un centro urbano, una capitale che deve contare sui contenuti del suo tessuto sociale, e che, perché è un tessuto sociale che esprime talento, creatività, e guardarsi intorno nella propria città significa partecipare di una vita urbana della quale siamo protagonisti, noi e nessun altro.